Buongiorno e bentrovati a tutti. Mi trovo sempre più spesso a parlare con professionisti e con imprenditori e l'argomento di queste nostre conversazioni verte sempre sul futuro e mi rendo conto di come ci sia una scarsissima percezione dell'importanza che ha per le nostre attività il futuro. Noi non abbiamo presente, quindi non ha senso concentrarsi sul presente se non abbiamo una strategia per il futuro. Questo lo dico perché se facciamo un'analisi delle nostre operazioni quotidiane, notiamo che pochissimo tempo della nostra quotidianità è destinato al futuro. Noi destiniamo tutto il nostro tempo all'operazione e all'urgenza. Questa mancanza di percezione dell'innovazione, della programmazione, e quindi di sapere che cosa accadrà in futuro per organizzarci oggi, per fare oggi degli investimenti, pone a grave rischio la sussistenza delle organizzazioni imprenditoriali e delle organizzazioni, soprattutto dei professionisti. Una particolare riflessione, che vi suggerisco è di capire che il mondo è cambiato, ma non basta, perché qualora fosse cambiato e noi ci rendessimo conto che da una situazione A si è passata a una situazione B, noi potremmo tranquillamente adeguarci alla situazione B e avremmo raggiunto l'obiettivo. Ma non è così. Il mondo è cambiato e sta cambiando in maniera impressionante quotidianamente. Quindi all'interno di coloro che hanno in mano le leve della gestione aziendale, della gestione degli studi professionali, ci deve essere proprio questa attenzione, questa vocazione, direi anche questa deviazione nel concepire il presente come del tutto passato e quindi a essere sempre focalizzati sul futuro. Una considerazione banale che vi faccio è di uno dei migliori marketer al mondo, che è Seth Godin. In suo libro dice che nei prossimi 5 anni, ma mettiamone 6 o 7, il 90% delle vendite avverrà per passaparola digitale, cioè non da e-commerce, ma dal fatto che uno prima di fare un acquisto va su internet, su Google, su Wikipedia, su Facebook, su LinkedIn, su YouTube e si informa su un servizio, si informa su una conclusione e dopodiché decide. In questo suo processo di informazione si imbatte in siti, si imbatte in professionisti, si imbatte in prodotti, in servizi e da lì nasce il contatto che poi porterà alla vendita. Bene, questo sarà il processo logico che governerà il 90% delle vendite. Quindi, prima considerazione, se noi non abbiamo una strategia di web marketing, cioè di presenza della nostra attività all'interno del sistema digitale, chiuderemo. Non c'è una via di mezzo e potremmo essere quanti bravi vogliamo, ma non avremo più clienti. Quindi chiuderemo. B. Chi sarà in grado di dare consulenze di web marketing? Attualmente, oggi sul mercato non ci sono soggetti consulenziali che danno questo tipo di consulenza. Quindi, io personalmente, con altri miei colleghi, abbiamo dato vita ad un network che si chiama Consulenti Aziendali d'Italia, che ha fatto del web marketing, diciamo, il suo centro. Primo, costruiamo per il commercialista, per il professionista, anche avvocato, un sistema di web marketing suo, personale, che gli permetta di farsi conoscere, di uscire dal suo studiolo messo magari in periferia dove nessuno lo conosce, ma di esplodere, quindi di parlare da un pulpito ad un pubblico vastissimo e quindi avere delle possibilità di raggiungere contatti incredibili. Potete contattare me e i miei colleghi e vi dimostreremo che settimanalmente riceviamo mediamente 3 o 4 nuovi contatti su tutta Italia per nuovi lavori. Il secondo plus dell'affiliazione ai consulenti aziendali d'Italia è che noi forniamo dei servizi altamente qualificati all'avanguardia che diano un contributo, un valore aggiunto all'azienda. Noi non facciamo pagare le tasse. Noi ci mettiamo al fianco dell'imprenditore e gli consigliamo le strategie di web marketing, gli facciamo i sistemi di web marketing, gli costruiamo degli strumenti di controllo, in particolare i cruscotti di controllo aziendale, delle semplici balance scorecard,
che sono semplici, economiche ed efficaci, quindi possono essere applicate anche ad un bar, ad esempio, ma che sono importantissime, perché oggi l'imprenditore ha il problema di capire quello che sta accadendo nella sua azienda e non lo sa, quindi dobbiamo noi dotarlo di uno strumento di controllo. Non possiamo presentare un bilancio dopo 6 mesi, quindi a novembre vedere il bilancio di marzo. L'imprenditore per decidere ha bisogno di dati, anche grezzi, magari non precisi, non analitici, ma comunque dei dati. Non dobbiamo, insomma, metterlo sopra una macchina e fargli guidare la macchina con le tendine coperte in modo tale che lui guida ma non sa dove sta. Quindi cruscotti di controllo aziendale. E inoltre il terzo servizio che noi forniamo qui è la ristrutturazione dei debiti, un servizio in cui il cliente paga soltanto se noi professionisti riusciremo alla fine a ristrutturare i suoi debiti, applicando i nuovi strumenti della legge fallimentare eccezionali che danno il favor rei alle aziende che riescono, una volta fatto il piano di ristrutturazione, ad avere un futuro aziendale e quindi il bene azienda da un punto di vista sociale viene tutelato e vengono tutelati i posti di lavoro. Quindi un nuovo tipo di professione, un tipo di professione che ci mette al centro della vita aziendale, che valorizza le nostre professionalità, che non ci schiavizza a favore dello Stato e dell'Agenzia delle Entrate, che non ci fa focalizzare la nostra attività soltanto sulle scadenze o sull'aggiornamento, su come ravvedere un 770, che ai fini dell'utilità del cosmo è pari a zero. Noi ci riduciamo a fare un'attività di aggiornamento professionale che non ha nessuna utilità per il cosmo. E questo non è possibile. Dobbiamo venire fuori con il web marketing, dobbiamo rivalutare le nostre professionalità, cruscotti di controllo e ristrutturazione dei debiti, e soprattutto dobbiamo noi avere la possibilità di crescere. Vi lascio con una domanda. Ultimamente, quanti nuovi clienti avete trovato? Ultimamente, quanti clienti avete perso? Quali strategie avete posto in essere, imprenditori e aziende, per trovare nuovi clienti? Qual è la vostra strategia nel 2012 per trovare nuovi clienti? Sono tre domande che hanno una sola risposta, il web marketing. Quindi vi invito ad andare nel sito ilnuovocommercialista.it, visitando il sito Consulente Aziendale d'Italia, se siete delle aziende, dove troverete dei professionisti che vi affiancheranno nei processi di costruzione del sistema di web marketing tagliato su misura per voi, che vi aiuteranno nella ristrutturazione dei debiti e che vi costruiranno su misura un sistema di controllo aziendale semplice, economico ed efficace, quindi non pensiate che si spendano delle somme esorbitanti, e vi si mettono al vostro fianco con una garanzia che il loro costo sicuramente se lo guadagneranno sul posto. Arrivederci, scusate l'enfasi, ma viviamo in un momento cruciale per cui queste idee, secondo me, vanno anche declamate con una certa forza e con una certa enfasi particolare. Arrivederci a tutti e buon lavoro.